troviamo stasera a un evento molto particolare ed unico nel suo genere, cioè le fontane danzanti con i fuochi piromusicali a titolo Armonia degli Elementi. È un evento, come dicevo, molto particolare in quanto è unico, dove vedrete dei zampilli, dei giochi d'acqua accompagnati della ottima musica e dagli effetti speciali con dei fuochi d'artificio ed altri effetti. Abbiamo voluto fortemente questo evento per attirare l'attenzione di turisti della provincia di Benevento, ma non solo, ma anche della Campania, e anche per smuovere anche l'economia del paese. Stasera, oltre a questo evento, c'è uno stand enogastronomico con prodotti tipici locali che si potranno degustare al termine dell'evento, e speriamo che siano di vostro gradimento. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale per aver sposato questo evento e per averci aiutato, il direttivo che si sono prodigati affinché la serata riuscisse al meglio, i volontari che ogni volta ci aiutano a realizzare i nostri progetti, le forze dell'ordine, i vigili urbani, i carabinieri, le guardie ambientali e soprattutto tutti i visitatori che stasera sono qui a Pau Pisi. Lo spettacolo a cui state per assistere rappresenta anche l'avanguardia della tecnologia pirotecnica. Ecco a voi, Sipario di Luce. Il progetto scenico è opera del designer Telesforo Morsani. Buona visione. Thank you.
Questa serata è una serata di allegria, è una serata che ci fa stare insieme per riscoprire anche la nostra cara Pau Pisi. Vedo che ci sta un'ottima affluenza e quindi nelle more anche far conoscere i nostri prodotti locali e i prodotti che abbiamo qui anche di eccellenza. È stata organizzata, diciamo così, col nostro patrocinio, ma in primis la Proloco di questa piccola comunità che si è data veramente da fare e ha pensato di dare questa serata di allegria a questa popolazione che, come sapete, è stata duramente colpita nell'evento calamitoso che ci ha colpito 2 anni fa e che ha quasi distrutto la nostra piccola comunità. Questo è anche un senso e un momento di riscatto per far stare un attimo insieme le persone e per guardare il futuro con fiducia. È un momento di allegria che ci sta bene anche questo tra i vari impegni giornalieri di queste persone che si alzano all'alba per il lavoro dei campi, lavoro nelle aziende per portare, diciamo così, il pezzo di pane alle proprie famiglie, che oggi come oggi, mi creda, è molto molto dura per una comunità come la nostra.